Goldrake, puoi sentirmi? Ci risiamo. Vega ha attaccato la torre di Tokyo. I nostri colleghi sono in pericolo. Se utilizzeranno gli strumenti della torre per trasmettere la loro riprogrammazione cerebrale, la capitale non avrà scampo. Dobbiamo impedirlo assolutamente. Non possiamo permettergli di farci il lavaggio del cervello. Andiamo, Actarus. La torre di Tokyo. Tocca a noi, Actarus. Bel lavoro, ragazzi. Riprendete fiato. Non ancora, padre. Non riposeremo fino a che non troveremo Panta e Venusia. Non ce lo possiamo permettere. L'intera città e i nostri amici contano su di noi. Non li deluderemo. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Forza, Actarus, andiamo! Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Fate attenzione, ragazzi, stanno tornando! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Pugno rotante! Possente contro di noi. Raggio antigravità! Aglio rotante perforante! Raggio antigravità! 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 Pugno rotante! Magnifico! Che forza, che coraggio! E vederlo così vicino
vicino, questo è il giorno più bello della mia vita. Quello strano tipo si farà uccidere. Vattene da questo posto. Le truppe di Vega potrebbero tornare. Parla! Parli? Sarà un'intelligenza artificiale. Presto, devo prendere appunti. Certo che parli. Non sono una macchina. Ma allora, non sei un robot? Che vuol dire? E perché? Molto semplice. Il robot è un automata. Un essere meccatronico. Però se è un essere in carne e ossa il pilota del robot, non è più solo quello. È una macchina, un mezzo. Mi serve un termine per definirlo. Che ne dici di Goldrake? Non va bene? Troppo complicato. Non è accattivante. No, che ne dici di Mecha? Se vuoi scrivere di Mecha in futuro, è meglio se te ne vai da qui. Va bene, va bene. Un altro schizzo e... Oh, la situazione si sta scaldando.